Presidente, la registrazione è avviata. Sì, stavo cercando di attivare una telecamera che non ci Ci sei? riesco. No, no, ti ho Ho visto 3 secondi fa. messo il doppio account, Roberto, faccio però un'altra tu cosa hai assieme. il microfono su un account perché il microfono dal video da cui ti vediamo è chiuso, ma parli con l'altro microfono, lo sai, giusto? Sì, certo. Ah, ok. Sì. Sto parlando col microfono del PC, non si riesce a inserire la telecamera, vabbè. Quindi per ora vi faccio vedere così, sono in fase di inizio. Presidente, Signori, presente. buongiorno, ben ritrovati. Sedute ordinaria Ancora non del è. 18 gennaio 2021, ore 9 e 16. Signora Scarena, può procedere con l'appello. Buongiorno, ore 9:16. Aresu. Presente. Cannella. Presente. Cosentino. Assente non verrà. Presente. Limuli. Maraventano. Assente. Nona. Assente. Consigliere Nona. Sino. Allora, il consigliere Nona è presente. Sino. Presente. Di punta punta, se ci interessa. Susino. Presente. Tumbarello. Presente. Valenti. Presente. Chiamo gli assenti. Cannella, abbiamo detto che è assente. Maraventana assente. Sino. Presente, buongiorno a tutti. Buongiorno. Sì. Signora Otto Scariano, presente. L'ho vista la Cannella. Purtroppo Otto. buongiorno Alfredo. Non sono i microfoni. otto Buongiorno, presenti, possiamo. buongiorno Pippo. No, vabbè, non vi preoccupate. Posto. Buona giornata, ben ritrovati. Otto presenti, dichiaro aperta la seduta e nomino come scrutatori consigliere Aresu, Cannella, Nona. Quindi assente solo Cosentino e Maraventano. Se non ci sono contrari astenuti, il consiglio approva all'unanimità. Mi scusi, vicepresidente, può ripetere chi sono gli scrutatori? Aresu Cannella Nona. Prego. Grazie. La presidenza non ha comunicazioni. Consiglieri hanno comunicazioni? Nessuno, manina alzata non la vedo. Abbiamo verbali da approvare, signora Sì, Scariano? abbiamo il verbale del 10 dicembre. Perfetto, è mio. Posso controllare? Io non mi ricordo di aver firmato questa data. No. Vediamo. Mi ricordo quel giorno, vediamo un po'. Sì, presidente, è suo. Mio? Sì, E sì. come la stiamo votando oggi? Cioè, forse a doppia firma. No, 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 ci sarà stato un disguido, non glielo so dire, mi informerò e le farò sapere. No, no, così era una curiosità. Va bene. 10 dicembre. Sì. Va bene. Possiamo procedere. In che senso? Vuole che lo leggo? Oppure Sì, lo se lo mettiamo in possiamo leggere a votazione? me. Se Perfetto, lo glielo possiamo leggo. leggere a me, io Sì, grazie mille, signora Scarpa. verbale. Levando sempre la parte iniziale, così. Sì, verbale della seduta di prosecuzione del 10 dicembre 2021. L'anno 2021, giorno 10 del mese di dicembre, salto tutta la parte, alle ore 8:44 Certo. siamo in sedute di prosecuzione di venerdì. Il vicepresidente Limuli Roberto invita l'istruttore amministrativo signora Meccia Maria Carmelina nella qualità di segretario di consiglio circoscrizionale a chiamare l'appello. Risultano presenti i seguenti consiglieri: Cosentino, Limuli, Nona, Sino, Susino, Tumbarello, Valenti. Il vicepresidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e propone di nominare come scrutatori i consiglieri Nona, Susino e Valenti. Pone in votazione per alzata di mano la suddetta proposta, che ottiene il seguente risultato: presente votanti 7, il consiglio approva all'unanimità.
Il vicepresidente riferisce che non ci sono comunicazioni da parte della presidenza e approfitta per sottolineare che i consiglieri comunali Gelarda e Canto della sesta commissione consiliare avrebbero dovuto garantire lo spostamento del mercatino di Viale Francia prima dell'apertura di via Pietro Nenni. E inoltre, quando l'area è stata consegnata, l'RFI doveva ancora ultimare il parco giochi. Per l'apertura dovevano essere ultimati i lavori. Interviene avutane facoltà il consigliere Cosentino, il quale sostiene che sarebbe stato opportuno un atto di forza per non far aprire al momento la strada e concorda con quanto detto in altra data dal presidente nel far intervenire il prefetto, la polizia municipale, per evitare l'insediamento dei mercatari. Interviene avutane facoltà il consigliere Tombarello, la quale in merito sottolinea che non era chiaro perché inizialmente da parte dell'Italfer non veniva firmato il verbale di consegna dopo la fine dei lavori. Bisogna chiamare l'onorevole Varrica, il quale, lavorando in silenzio, è riuscito a far firmare il verbale di consegna. Interviene avutane facoltà il consigliere Sino, il quale sottolinea che bisogna rivendicare la mozione con cui si è chiesto lo spostamento del mercatino a Piazza Ambrosini, visto che tale trasferimento ancora non è avvenuto. Altrimenti c'è il rischio che con l'apertura della strada il prossimo martedì, con l'insediamento del mercatino in Viale Francia, possono presentarsi seri problemi. Il vicepresidente precisa che i mercatari non vogliono andare a Piazza Ambrosini, ma a breve ci si dovrà incontrare col dottor Maneri per discutere della problematica di via Monte San Calogero e con l'occasione si solleverà anche questo problema. Interviene avuta una facoltà il consigliere Tombarello, precisando che questa è un'amministrazione incapace di esercitare i propri poteri. Non essendoci altri interventi, il vicepresidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e propone di prelevare il punto 11, avente per oggetto parere ai sensi dell'articolo 19 del vigente regolamento per il decentramento. Integrazione, regolamento delle entrate, approvato con DCC numero 309 del 24/7/2008 mediante la previsione della cartolarizzazione dei criteri tributari, ex articolo 76 legge 342/2000, azione correttiva propedeutica al piano di equilibrio dell'ente, proposta di delibera di consiglio comunale, protocollo numero 1390907/2021. E pone in votazione per alzata di mano la superiore proposta, che ottiene il seguente risultato. Presenti e votanti 7, voti favorevoli 7, voti contrari 0, voti astenuti 0. Il Consiglio approva all'unanimità. Il vicepresidente commenta che trattandosi dei pareri tecnici si auspica l'intervento di tecnici per votarli. Trattandosi di pareri dove si parla del piano di riequilibrio, ma visto l'impossibilità di ciò si asterrà. Il vicepresidente pone in votazione per appello nominale il parere di qui sopra che ottiene il seguente risultato. Consiglieri presenti, Cosentino, Limuli, Nona, Sino, Susino, Tumbarello, Valenti, votanti 7, voti favorevoli 1, voti contrari 0, voti astenuti 6, Cosentino, Limuli, Nona, Sino, Tumbarello e Valenti. I consiglieri esprimono la seguente motivazione per il voto di astensione. Trattandosi di parere tecnico, si era richiesta all'ufficio tributi tramite il presidente la presenza in aula del dirigente e o del responsabile del procedimento amministrativo e o di tecnici che potessero relazionare in merito. Non avendo lo stesso ufficio, data la propria disponibilità, i consiglieri a maggioranza si astengono. Il consiglio a maggioranza non esprime parere favorevole. Si dà atto che esce il consigliere Sino, ore 9:22, consiglieri presenti 6. Il vicepresidente propone di prelevare il punto 12 all'ordine del giorno, avente per oggetto parere ai sensi dell'articolo 19 del vigente regolamento per il decentramento, riattivazione, esecutività del regolamento anti-evasione, delibera consiglio comunale 89/20, sospeso fino al termine della pandemia, con deliberazione di Consiglio Comunale numero 24 del 21/4/2021.
azione correttiva propedeutica al piano di riequilibrio dell'ente, proposta di delibera Consiglio Comunale numero protocollo 1391066/2021. E pone in votazione per alzata di mano la suddetta proposta, che ottiene il seguente risultato: presente votanti 6, voti favorevoli 6, voti contrari 0, voti astenuti 0. Il Consiglio approva all'unanimità. Il vicepresidente pone in votazione per appello nominale il parere di cui sopra, che ottiene il seguente risultato: consiglieri presenti Cosentino, Limuni, Nona, Susino, Tombarello e Valenti. Voti favorevoli 6, votanti 6, voti favorevoli 1, voti contrari 0, voti astenuti 5, Cosentino, Limuli, Nona, Tombarello e Valenti. I consiglieri esprimono la seguente motivazione per il voto di astensione. È la stessa la motivazione, quella di prima. Trattandosi di parere tecnico, si era chiesta all'ufficio tributi, tramite il presidente, la presenza in aula del dirigente o del responsabile del procedimento amministrativo e o di tecnici che potessero relazionare in merito. Non avendo lo stesso ufficio, data la propria disponibilità, i consiglieri a maggioranza si astengono. Il consiglio a maggioranza non esprime parere favorevole. Il vicepresidente propone di prelevare il punto 13 all'ordine del giorno, avente per oggetto parere ai sensi dell'articolo 19 del vigente regolamento per il decentramento, modifica ed integrazione al regolamento per la rateizzazione degli avvisi di accertamento dei tributi comunali, approvato con delibera di Consiglio Comunale 87 del 7/12/2017. È già modificato con delibera di Consiglio Comunale 147 del 29/09/2020. Azione correttiva propedeutica al piano di riequilibrio dell'ente. Proposta di delibera di Consiglio Comunale numero 1390907/2021 e pone in votazione la suddetta proposta, che ottiene il seguente risultato. Presenti e votanti 6, voti favorevoli 6, voti contrari 0, voti astenuti 0. Il Consiglio approva all'unanimità. Il vicepresidente pone in votazione per appello nominale i pareri di qui sopra, che ottiene il seguente risultato. Consiglieri presenti: Cosentino, Limuli, Nona, Susino, Tombarello, Valenti. Votanti 6, voti favorevoli 1, voti contrari 0, voti astenuti 5, Cosentino, Limuli, Nona, Tombarello e Valenti. I consiglieri esprimono la seguente motivazione per il voto di astensione. Trattandosi di parere tecnico, si era chiesta all'ufficio tributi, tramite il presidente, la presenza in aula del dirigente e o del responsabile del procedimento amministrativo e o di tecnici che potessero relazionare in merito. Non avendo lo stesso ufficio, data la propria disponibilità, i consiglieri a maggioranza si astengono. Il consiglio a maggioranza non esprime parere favorevole. Si dà atto che escono i consiglieri Nona e Susino, ore 9:32. Consiglieri presenti 4. Il vicepresidente, constatando la mancanza dei consiglieri scrutatori Nona e Susino, propone la loro sostituzione con i consiglieri Cosentino e Tombarello e pone in votazione per alzata di mano la superiore proposta, che ottiene il seguente risultato. Presenti e votanti 4, voti favorevoli 4, voti contrari 0, voti astenuti 0. Il consiglio approva all'unanimità. Il vicepresidente propone di prelevare il punto 14 all'ordine del giorno, avente per oggetto parere ai sensi dell'articolo 19 del vigente regolamento per il decentramento. Modifica al regolamento di applicazione della tassa rifiuti, TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 254 del 26/9/2014, così come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale 145 del 25/9/2020, azione correttiva propedeutica al piano di riequilibrio dell'ente, proposta di delibera di Consiglio Comunale numero protocollo 1391303/2021 e pone in votazione per alzata di mano la suddetta proposta, che ottiene il seguente risultato. Presenti e votanti 4, voti favorevoli 4, voti contrari 0, voti astenuti 0.
Il Consiglio approva all'unanimità. Il Vicepresidente pone in votazione per appello nominale il parere di qui sopra, che ottiene il seguente risultato. Consiglieri presenti: Cosentino, Li Muli, Tumbarello, Valenti. Votanti 4, voti favorevoli 0, voti contrari 0, voti astenuti 4. Cosentino, Li Muli, Tumbarello e Valenti. I consiglieri esprimono la seguente motivazione per il voto di astensione. Trattandosi di parere tecnico, si era chiesto all'ufficio tributi, tramite il presidente, la presenza in aula del dirigente o del responsabile del procedimento amministrativo e o di tecnici che potessero relazionare in merito. Non avendo lo stesso ufficio, data la propria responsabilità, i consiglieri a maggioranza si astengono. Il consiglio a maggioranza non esprime parere favorevole. Il vicepresidente alle ore 9:34 chiude la seduta. Pronto? Perfetto. Ci siete? Sì, sì. Io sicuro, considerando pure gli altri non lo so perché hanno tutti staccato la telecamera, quindi non so cosa stanno facendo e dove sono. Un verbale abbastanza lungo. Verbale non ci sono interventi, quindi siamo. Per me... No, vabbè, io dico la signora Scarena ha fatto una domanda e io rispondo. Secondo me, dico una mia impressione, che nel rispetto di tutti la telecamera dovrebbe essere accesa, perché in quel momento dobbiamo fare consiglio, quindi non dobbiamo fare altro. Altrimenti chi è impegnato fa altro, può uscire, nessuno lo obbliga a stare in aula. Questa è una mia riconsiderazione, perché mi sento rispettoso nei confronti degli altri. Non ci sono interventi, signora Scariano, per me possiamo approvare. Verbale del 10 per favorevoli contrari o per appello nominale? Per appello nominale, grazie. Ok, prego. Allora, ore 9:23. Si pone in votazione il verbale del 10-12-2021. Aresu? Favorevole. Cannella? Favorevole. Cosentino assente. Li Muli? Favorevole. Maraventano assente. Nona? Consigliere Nona? Favorevole. Buongiorno. Sui Sino? Favorevole. Favorevole. Susino? Tumbarello? Favorevole. Valenti? Favorevole. Favorevole. A posto, consigliere Nona, l'abbiamo capito che lei è favorevole. Ok, l'abbiamo sentita. 8 favorevoli, 8 su 8. Consiglio approva all'unanimità. Ok. Allora, ordine del giorno. Allora, mozione numero... Quindi siamo arrivati alla numero 11. 12 è stata anche fatta, la 12. Sì, scusi, 12, lo stavo leggendo ora. Via Storino pure. No. No, la 13 no. No, no, no. Quindi la 13. A firma del consigliere Cannella, avente progetto ripristino creazione marciapiede via Storino 52, che il consiglio approva all'unanimità il prelievo. Quando poi non la sento, presidente. Sì, dicevo, quando il consigliere Cannella è pronto, che sicuramente sta prendendo il file. Sì, sono qui. Può anche enunciarlo, grazie. E allora, presidente, consiglio, l'oggetto della mozione è il rifacimento marciapiede via Storino 52. La situazione in realtà qua non è solo una questione di ripristino, perché è molto più grave, però perché qui non stiamo parlando semplicemente di marciapiedi con le mattonelle divelte, presenza di alberi, qui c'è proprio una spaccatura di tutto l'intero marciapiede,
causato da un rialzamento stradale, quindi comunque sia è un tratto di un metro e mezzo, 2 metri circa, abbondante, in cui tutto il marciapiede è stato rialzato. E, tra l'altro, siamo in presenza di, nelle vicinanze della scuola Maiorana, di una struttura anche regionale, se non sbaglio, se non ricordo male. Ma perché qua siamo quasi all'angolo con via Fattori, no? Sì, sì, siamo quasi all'angolo con via Fattori. E, no, la struttura è comunale, consigliere Cornetta. Cioè comunale, sì, non ricordavo, diciamo, l'istituto che è presente, se non ricordo. Patrimonio. È un istituto di utilizzo pubblico, quindi comunque sia il concetto era, è sicuramente una zona trafficata, utilizzata da qualsiasi, diciamo, pedone, cittadino che attraversa l'asse viario. Di conseguenza, essendo comunque, se volete posso anche, diciamo, far vedere la foto, ma sono sicuro che i colleghi avranno intravisto le emozioni, è, diciamo, di urgenza, diciamo, poter rifare questo tratto di marciapiede. Tra l'altro, poi a poco dopo sono presenti degli scalini che nella malaugurata ipotesi di un anziano che inciampa, il rischio è di finire sopra i gradini che diciamo, non sono di buon auspicio per una caduta. Quindi comunque si chiede fondamentalmente di intervenire nel rifacimento di questo marciapiede. Grazie consigliere Cannella. Non ci sono interventi. Consigliere Areso ha alzato ora la mano. Prego consigliere Areso. Presidente, io vado a memoria. Credo che già questa mozione sia stata presentata proprio in via Storino per il livellamento anche delle radici. Prende tutta la via Storino, angolo via Fattori. Proprio. Se ha possibilità di controllare, io stavo cercando di controllare, ma non riesco dal telefonino a vedere bene tutto. Lo sto facendo già io, consigliere Reso. Ho cominciato a fare in realtà nel momento in cui ha alzato la mano. Dal telefonino viene un po' difficile a fare praticamente questa ricerca. Lo faccio io che ho con me telefonino, computer e tutto. Noi abbiamo un via Claudio Domino, tratto compreso via Storino e via Florio. Via Storino, tratto compreso via Giuseppe Carta e via Fattori. Rifacimento marciapiede via Storino, tratto compreso tra via Giuseppe Carta e via Fattori. Allora, ricordavo bene, Presidente. Rifacimento marciapiede di via Gerardo Astorino, quindi un'altra ancora. Rifacimento via Storino, tratto compreso via Giuseppe Carta e via Claudio Domino, quindi l'abbiamo fatta sia ad ampio raggio che, diciamo, più circoscritta. Ci abbiamo anche una sostituzione alberi con altre essenze arboree in via Astorino. Abbiamo, no, questo non c'entra nulla. Quindi abbiamo, morale della favola, abbiamo su via Storino il rifacimento del marciapiede di tutta la via Storino, quindi tra via Fattori e via Carta, poi suddiviso in due macro zone, e un'altra mozione a parte con la sostituzione della composizione. Vicepresidente, mi può dire quali sono le date? Cioè, e se è possibile anche di presentazione. E allora? Allora, le date di presentazione sono rifacimento, scusate. Allora, rifacimento via Storino tratto tra via Giuseppe Carta e via Fattori, presentata il 28 luglio 2017. 28 agosto, scusate.
il rifacimento marciapiede di tutta via Gerardo Astorino, quindi sempre il 28 agosto 2017. Quindi mi fa presupporre questa, purtroppo non chiaramente, ma già sappiamo il problema, quindi è inutile essere, che poi divento pesante anche con me stesso. Mi fa presupporre questo il fatto che è stata presentata una mozione su tutta la via Gerardo Astorino, il marciapiede, quindi il 28 agosto 2017, e poi abbiamo consigliato al consigliere Aresu di, siccome è troppo vasta, di circoscriverla in quelle due macrozone, perché la data di presentazione del marciapiede di via Astorino, tratto compreso via Giuseppe Carta, via Claudio Domino, è sempre del 28 agosto. È la sostituzione degli alberi, quindi andiamo un attimo avanti, è del mese dopo, di settembre 2017. E no, questa è segnaletica, la sostituzione, no, scusate. Mentre il rifacimento tra via Giuseppe Carta e via Fattori è sempre il 28 agosto, quindi mi fa presupporre questo, che abbiamo consigliato al consigliere Aresu, forse in quanto troppo ampia la via Astorino, seppur dico, non una via veramente lunghissima, di dividerla in due macrozone. Quindi sembra esserci, però secondo me è giusto per una completezza di informazione, a meno che il proponente non decida su un'altra linea, questa è una sua scelta, di metterla pure in stand-by come quella di via Praga e guardare per intero la delibera, per capire se è congruente, se va nella stessa direzione o no. Questa è una scelta che spetta chiaramente solo al consigliere Carta. Presidente, io infatti so la situazione di tutta via Storino, so del marciapiede, ho mirato, come sono solito fare, a cercare di risolvere il singolo problema più grave, urgente, per poi cercare di intervenire, anche perché sappiamo purtroppo l'azione in media dell'amministrazione attiva qual è, e quindi era via Storino civico 52, un punto ben preciso. E quindi per ora la metterei in stand-by e la rinvierei a una più precisa magari analisi, anche perché le mozioni in oggetto sono di ormai quasi 5 anni fa, 2017, tra l'altro è all'indomani dell'elezione, quindi magari un attimino capire l'attuale situazione. Va bene, consigliere Cannella, ma giusto per così, visto che lei ha dato questa disponibilità ad aspettare, a questo punto la prendiamo per buona, quindi do l'altro input, non l'ho voluto fare prima per non condizionare. Fermo restando che io guarderei comunque bene la delibera al netto del tempo, perché se consideriamo che non ritorniamo sempre indietro, altrimenti veramente rischiamo di dire sempre le stesse cose. Se la delibera c'è, quindi o è del mese scorso o è di luglio 2017, o comunque una delibera c'è, quindi invito sempre i consiglieri a farla propria, quindi prendere la delibera e portarla a chi di competenza. Poi tra l'altro, se uno vuol fare, cioè diciamo vuol mettere in luce il suo impegno, non per forza deve far vedere la mozione, va benissimo una delibera. La delibera è di tutti, quindi diciamo facciamo anche un ragionamento un poco più cinico. Quindi sul tempo lasciamo stare, andiamo invece sul concreto. Siccome poi nell'arco della consigliatura abbiamo dato altri input che sono quelli di circoscrivere un po' la zona, così infatti negli anni ha fatto per esempio il consigliere Nona, mi viene in testa, che ha tanti rifacimenti di cercini singoli, giusto? Diciamo per ogni numero civico, ecco, se così si può chiamare. Quindi dipende cosa dice questa delibera, e se magari parla precisamente di quel tratto, poi possiamo decidere se votarlo o no. Però lo vorrei fare questo ragionamento, ma lei già l'ha dato per acclamato, con la delibera in mano, per capire se è giusto, se possiamo seguirci quella di delibera o è giusto circoscriverla. Perché comunque è un suo atto e lei comunque ha il diritto di eventualmente ritirarlo o portarlo avanti, perché se la mozione del consigliere Aresu comunque sia indica con delle fotografie diverse zone, diversi tratti, e quindi rischia di essere un po' più
un po' più grande l'operazione da fare, forse possiamo procedere con la circoscrizione di quel determinato punto. Ci sono altri interventi? Nessuno? Quindi la possiamo un attimo questa di qua accantonare, signora Scariano? Sì. E passiamo alla mozione immediatamente successiva, ripristino marciapiede, ripristino creazione marciapiede, sparti traffico, via del Carabiniere, intersezione con viale del Fante. Quindi per il lievo. Sempre a firma, sì. Per della mozione numero 14. Sì, l'unica cosa è che un attimo solo. Sì. Allora, non vedo collegato Nona, siccome è scrutatore e lo sappiamo che è scrutatore, cioè che non c'è. E neanche, se non sbaglio, anche Susinno. E neanche Susinno, vabbè, ma siccome il problema più che altro è lo scrutatore, visto che lo sappiamo, allora facciamo una cosa, Nona, mi racconferma che non c'è, tra l'altro, visto la chat, non ha abbandonato, mi racconferma. A che ora? Sì. Che non c'è, no, l'orario non, non lo sappiamo. Ora, allora facciamo il prelievo per appello nominale. Facciamo il prelievo della mozione numero 14. Scusi per appello nominale. Sì? Scusi un attimo, signora. Prego. Prima di fare l'appello, altrimenti dobbiamo fare due appelli. Dobbiamo sostituire a Nona con Valenti. Ok. Che non è sicuro che non c'è della scrutatore. Ora lo diamo per certo, così verifichiamo anche il numero. Valenti. Ora entrato, è uscito, forse è rientrato. Quindi sostituzione. Meno male che non andiamo a scuola. Con Valenti. Allora ore 9:47. Sostituzione del consigliere Nona con Valenti. Aresu? Favorevole. Cannella? Favorevole. Cosentino assente. Limuli? Favorevole. Maraventana assente. Nona? Assente. Sino? Consigliere Sino Alfredo? Favorevole. Susinno? Favorevole. Tumbarello? Favorevole. Valenti? Favorevole. 7 presenti. 7 favorevoli, scusate. Il consiglio approva all'unanimità. Prego, consigliere il consiglio approva all'unanimità il cambio dello scrutatore. Abbiamo cambiato lo scrutatore, quindi Nona con Valenti. 7 presenti. Sì. Preleviamo per alzata di mano, per favorevole contrari, quindi se ci sono astenuti o contrari me lo facciano sapere, la mozione numero 14 a firma del consigliere Cannella, avente per oggetto ripristino creazione marciapiede, sparti traffico, via del Carabiniere, intersezione via del Fante. Prego consigliere Cannella, ne ha facoltà. Sì, presidente, questa volta condivido direttamente la foto in oggetto per far capire direttamente di cosa stiamo parlando. Il marciapiede, la zona la conosciamo tutti, il marciapiede è un marciapiede che tra l'altro è di fronte alla caserma dei Carabinieri, quindi anche esso un marciapiede costantemente utilizzato, così come anche la piscina comunale lì di fronte e la presenza anche delle poste un po' più avanti. Il marciapiede, come si vede, è totalmente distrutto dagli argini, dagli alberi, e rischio di poter inciampare sia per colpa delle radici quanto per questi, diciamo, massi, se non so come definirli, divelti, spostati. In pratica è un marciapiede impraticabile, essendo una zona comunque di utilizzo generale, essendo un marciapiede comunque già piccolo di per sé, tra l'altro sottoposto al passaggio anche perché, come vedete, ci sono i posteggi al lato del marciapiede in tutti e due i lati. Allora, fondamentalmente mi sembra di urgente risoluzione la possibilità di
perlomeno metterlo in sicurezza, rifarlo o comunque sia ripristinarlo. Quindi per questo chiedo al Consiglio di poter intervenire su questo marciapiede. Sì, un attimo solo. E allora, sì, no, una mia di considerazione, dico, io sono d'accordo e sicuramente dobbiamo lavare il pericolo. In realtà io ero uno di quei spartitraffici, ma un po' come via Praga, via Belgio, che in realtà io reputo inutili. La differenza sostanziale rispetto a quello di via Belgio e via Praga è che comunque non è d'entralcio al traffico, perché comunque la via del Carabiniere ha due carreggiate enormi, tra l'altro in un lato sussiste il divieto di sosta per la presenza di una stazione di un plesso dei carabinieri, quindi in realtà non c'è questa di sostanziale differenza, però lo lascerei solo aria verde, quindi io piuttosto che, visto che gli alberi comunque sono sempre soggetti ad alzare radici e marciapiede, e comunque in entrambi i lati, quindi in entrambe le carreggiate, esistono i marciapiedi per tutto il tratto, quindi da via del Fante a via Croce Rossa comunque i pedoni potrebbero camminare in sicurezza. Io comunque dico una mia di considerazione, lo eliminerei lasciando solo i cercini. Però siccome attualmente c'è il pericolo e comunque c'è un marciapiede, noi dobbiamo garantire la sicurezza, quindi chiaramente sono favorevole. È un'altra, una mia considerazione, ma dico meramente personale, chiaramente. Prego, consigliere. Sì, grazie Presidente, per quanto riguarda il pericolo non ci sono dubbi. Dico, io ricordo quando è stata fatta via del Carabiniere che questo spartitraffico non era per una zona pedonale, ma proprio per delimitare le due corsie, con gli attraversamenti pedonali a livello di inizio strada, metà e credo fine, corredati anche dalle strisce pedonali. Quindi non era stato creato inizialmente come marciapiede, ma bensì come delimitazione delle due carreggiate, e quindi la creazione di questi posteggi. Dico, questo, facendo questo marciapiede, dico, ottima l'idea, tutto quanto, però portiamo poi all'attraversamento della stessa strada in più punti. Per togliere il pericolo, inizialmente era stato fatto proprio con gli attraversamenti e con le strisce pedonali, per non permettere alle persone di attraversare selvaggiamente la carreggiata, le due carreggiate. Cos'è possibile anche modificarla, lasciando praticamente la creazione di questi, cioè la realizzazione o il ripristino di questi cercini in maniera graziosa, per poi poterlo utilizzare anche come aiuto, sarebbe opportuno, anziché cementare tutta la zona. Dico sempre una mia considerazione, Presidente, dico, però si può prendere al vaglio. No, nelle zone più. Grazie consigliere Resu. Ha alzato la mano solo il consigliere Cannella, quindi se non ci sono altri interventi, perché lo consideriamo come quello conclusivo del consigliere Cannella in quanto proponente. Non vedo altro. Prego consigliere Cannella. Sì Presidente, semplicemente come dicevo poco fa, qui stiamo parlando di un pericolo oggettivo e imminente. È ovvio che gli attraversamenti pedonali sono presenti, ci sono le strisce pedonali, tuttavia, come detto in fase diciamo, di enunciazione, ci sono dei posteggi, le macchine scendono, possono posteggiare al di fuori sicuramente del tratto diciamo, più vicino all'attraversamento pedonale, e i pedoni non possono mettersi in mezzo alla strada per arrivare all'attraversamento pedonale. Sicuramente sono quindi obbligati a salire sul marciapiede per poi arrivare alle strisce pedonali e quindi attraversare, passare da una carreggiata all'altra. Quindi di conseguenza io reputo imminente sicuramente l'approvazione della mozione. Per quanto riguarda invece il fattore che ha enunciato lei sulla differenza con Viale Praga, su Viale Praga sono quasi diciamo
potrei ritenermi concorde, dato il fatto che c'è presente una villetta lì a fianco, e qui magari invece è per necessità di suddividere appunto le carreggiate, creare comunque un percorso pedonale protetto e comunque avere anche la possibilità dei parcheggi, quindi magari qui mi trovo un po' meno d'accordo, quindi per il resto io la porrei in votazione. No, no, ma io non avevo, cioè, è chiaro che sarebbe follia levare tutto, io ho detto lasciare solo i cerci, no? Comunque lasciare solo la parte dell'aiuola, come diceva il consigliere Reis, quindi levare insomma i due lati di cemento di marciapiede, perché realmente non credo, veramente, ma sono quasi certo che quel marciapiede non è fruibile da nessuno, nessuno cammina su quel marciapiede se non... per attraversarci, quindi con i giusti varchi e solo ad aiuole, secondo me sarebbe più producente. Avrebbe l'unico vincolo chiaramente, di l'unica differenziazione appunto è che ci sono troppe le carreggiate sono troppo ampie, quindi sono abbastanza ampie, quindi comunque sia non è d'ostacolo, ecco, la viabilità, questo era, ma comunque in ogni caso lasciare l'aiuola centrale, quindi quella per garantire appunto la differenziazione delle due carreggiate e per lasciare i parcheggi. Quindi solo questa era la mia considerazione, secondo me, dico, è veramente un'opera, chiaramente sul piano della sicurezza è ineccepibile, però secondo me è un'opera di cui ne potremmo fare a meno, questa è una mia di considerazione. Il voto chiaramente è favorevole perché comunque sul piano c'è la sicurezza, quindi ci mancherebbe. Prego, signora Scariano, per appello nominale, grazie. Ok, allora, ore 9:57. Si pone in votazione per appello nominale la mozione numero 14. Aresu? Favorevole. Cannella? Favorevole. Cosentino, assente. Limuli? Favorevole. Maraventano, assente. Non assente. Sino? Consigliere Sino? Favorevole, ovviamente. Susinno? Favorevole. Tumbarello? Favorevole. Valenti? Favorevole. 7 favorevoli su 7. Perfetto. Mozione numero 15. Scusate, io devo lasciare. Una buona giornata a tutti. Presidente, io pure devo lasciare. Mi dispiace, non buongiorno a tutti. 9:58 escono dalla i consiglieri Valenti e ho sentito Sino. Ok, grazie. Allora, siccome Valente è scrutatore, lo sostituiamo con Tumbarello, però gentilmente per appello nominale, perché Nona non ha detto sì. di uscire. Quindi credo che abbia un problema di connessione, quindi chiaramente è fuori. In quel momento non c'era quando abbiamo votato, certo. No, è fuori da 20 minuti, dico, non è più rientrato, quindi credo che però se magari nel frattempo sta ristabilendo la connessione, certo. Insomma, qualche okay. cosa, va dico, bene. Non avendo manifestato allora. L'uscita. Perfetto, allora ore 9:59. Sì, sostituzione di Valenti con Tumbarello. Per appello nominale. Aresu? Sì, grazie. Favorevole. Cannella? Favorevole. Cosentino, assente. Limuli? Favorevole. Maraventano, assente. Nona? Assente. Assente, non è collegato. Sino, assente dichiarato. Susinno? Non è collegato. Assente. Ok. Tumbarello? Favorevole. Valenti, assente dichiarato. 1, 2, 3, 4 presenti. No, c'è favorevole. Anche favorevole, c'è favorevole. Anche Susi, è rientrato Susi, 5 presenti. Non è caduta la linea. Allora, sì. Io favorevole e poi lascio la seduta.
Allora, il consigliere Susinno favorevole, quindi 5 presenti con Susinno, quindi ancora prima Susinno. Dell'uscita di Susinno, constatata l'assenza del numero legale, la mancanza del numero legale, il presidente di Cusuto la rinvia domani alle ore 8. Buona giornata a tutti. Ok, buongiorno, ore 10. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Gabriella. Daniela, dopo devo parlare, sì. Allora, tu rimani, okay. Tu stacchi la registrazione. Perfetto. Ok, Daniela, d'accordo. Sì.